Sì, è questa associazione che segue i bambini appunto autistici e con difficoltà relazionali. Attraverso lo sport si riescono a fare grandi miglioramenti e questa iniziativa del nuoto vede questi ragazzi che si abituano anche all'integrazione con altri ragazzi e ci sono risultati di miglioramento notevoli. In questi anni la provincia ha collaborato molto con questa associazione perché abbiamo visto dei risultati, la serietà e il modo in cui si lavora, e ogni ragazzo che sta meglio sicuramente è un risultato positivo per tutta la comunità. Ecco, ho visto diverse piscine interessate, è così, no? Sì, sono diverse piscine. L'obiettivo è quello di costruire anche una squadra di questi bambini, per cui è un obiettivo ambizioso. Il 9 ci sarà questo torneo dove intanto questi ragazzi giocheranno all'interno di altre squadre, per cui un progetto di integrazione molto positivo che sta dando dei risultati soddisfacenti. Quanto è emozionante, Chiara, lavorare con questi bambini? È molto emozionante lavorare con bambini con difficoltà nell'aspetto emotivo relazionale, prima di tutto perché hai la possibilità di relazionarti con loro in modo autentico, in modo vero, senza creare appunto schermi, muri. Poi è emozionante perché vedi i loro progressi e li percepisci proprio con loro, la loro crescita e i loro piccoli successi che ogni giorno, impegnandosi tanto e anche con fatica, è bello vedere quello che riescono insomma ad ottenere.